Le lingue del mondo, saluti in tutte le lingue del tutto mondo. Tutto bene, bye bye. Ciao. E tornati in un nuovo video. Snack giapponesiano. Giapponesiano, ok. Snack asiatici e basta, etnici e boh, no, basiatici. Basiata. Il primo snack che vi farò vedere. Wow, sì. Scusate. Vabbè, sempre lo fai, guarda. Sarà i mini puff. Saranno, scusate, signora. Ok, sembrano apparentemente palline al mais con all'interno prosciutto e mozzarella. No, assolutamente. Si apre così, ragazzi. Con all'interno una crema alla fragola. Con all'interno della crema alla fragola, non è vero. Prosciutto e mozzarella. Oh. Olè. Patatine scattate. Sono semplici patatine al puffo. Non c'è niente dentro. No, ma brutti, ma brutti. Sono sditicci. Sono senza gusto, ragazzi, senza gusto. Allora, aspetta, mo. Io faccio la descrizione. Sono dei tipo come profiteroles che si devono riempire. Ah. In sapore sembrano lontanamente salati e molto vecchi. Ecco, brava, molto antica. La data di produzione è solamente il 08-04-2016. Tanto tempo fa. Ah, che brutto sapore che mi hanno rimasto in bocca, no. Ah, la crema alla fragola è l'unica accettabile, ma data di produzione questa è. L'involucro fuori è data plastica. Data da consumarsi 07-04-2017. È plastica l'involucro fuori. Non ci no, piace. Avete fatto la data molto sbagliata, ragazzi. No, fai presto, muoviti. Andiamo avanti. E abbiamo preso le caramelle alla Coca-Cola. Gommosi alla Coca-Cola. Giannino qua sopra. Giannino, signor Giovannino. Muovete. Sì, vabbè, dove vai a tagliare? Colà. Oh mio Dio. Colà! Oh, Colì! Colette! Colette! Non male! Non male, con due m! Colette! Io amo le colette! Colette! Colette semplici e normali, quante ne sono uscite? No, vabbè, adesso che dopo aver edito questo video le vado a contare. Io amo le colette! A 80 centesimi ne saranno uscite 8? Questo è poco, ma sicuro. Buone. Buone. Ovviamente ci piacciono semplici, gommosità, semplici caramelle gommose alla Coca-Cola. Cola. Andiamo a mare. Andiamo a mare. Sì, andiamo al mare in questo preciso momento. Subito. Andiamo al mare. Andiamo al mare. E mangiamo e mangiamo. Beviamo e mangiamole tutto. Tutto a bacio dalla chiesa. Ok, guardate questa bottiglia, è bellissima. Appena l'ho vista subito, l'ho dovuta prendere. C'è Rica qui sopra. Tale qua la Rica qui sopra. With milk. Milk. C'è scritto anche qua sopra, che bella bottiglia. With milk. Missy Ellie. Bibita coreana al latte e gusto yo. Non è latte questo. No? Questo è latte. Via la riscadenza, per favore, sì. No, è gassosa. Quale latte? Che ne è un uomo che sta scritto with milk? Oh! Sta scritto bibita a gusto yogurto. Bah. Ma è frizzante! Che senti come dona di. Buona! Veramente! Buonissima, ragazzi! Mamma mia! Allora, è una bibita dolce gassata che sa di yogurt. Yogurt bianco. Davvero gustosa, ragazzi. Compratela, così, una bottiglia così. E lo sai, c'era anche gusto banana, però la banana mi ha un po' stancato, quindi ho voluto prendere una gusto... Sto bene. Yogurt. Buono. Mamma mia. Sì. Perfetto. Ragazzi, che buon odore. Squisita. Veramente. Bella.
latte scremato in polvere, acqua e sciroppo, zucchero di canna. Ci piace questa bibita? Da morire. Io dico di sì. Sì, sopra mi piace, mi piace. E prossimo snack. Salato, passiamo al salato. Passiamo al salato. Salati. Sì, abbiamo le patatine al gusto cetriolo. Cucumber. Cetriolo. Vabbè, l'ho detto alla giapponese, ma cucumber. Cetriolo. Ok, mi sta piacendo veramente tantissimo il cetriolo. E quindi proprio. A me solo per metterlo sugli occhi quando dobbiamo farci una bella cura di bellezza, ragazzi. La cura di bellezza, fare la cura di bellezza. Ferma. Vai mo. Ferma. Ok. Odore. E questo io lo sapevo che faceva schifo. Patatine gusto cacca. Si sente proprio il cetriolo, come se fosse la verdura intera. Allora no, prima cosa il cetriolo non sa. Non sa così di. Sì, l'odore un po'. L'odore fa schifo. L'odore ok. A me sembra così il cetriolo. Il sapore assolutamente no, è troppo salato. Magari perché sono anche patatine. Ed è schifosissimo. Non ci piace. Non lo so. Schifo. Dobbiamo dire che fanno pena. Pena proprio. E non ci piacciono. L'ultimo snack di questa sera. Salato. Gli arachidi. Roasted peanuts. Lo sai che questi, di questi ce ne erano veramente tanti gusti. Questo è pollo. Kitchen flour. Chicken. Chicken. Chicken flavor. Chicken flavor. Chicken flavor. Coconut latina. Coconut flavor. Al cocco. Al wasabi. Al formaggio, al cheddar cheese. Wow, cheddar cheese. Vabbè, ho voluto non esagerare. Io pensavo veramente che fossero buonissime. Ma come cacchio? Ma no. Che cosa sto facendo? Perché nel lugno? Vai. Odore. Buonissime. Wow. No, questa è per l'antiumidità. Non me la posso mangiare, grazie. Buonissima. Hanno quella ricopertura buonissima, Sembrano quelli là originali. Quella con la bustina rossa. Ah, bustina. Non è come mangiare da modo. Cioline al pollo. Sono buonissime, come aperitivo da servire sono ottime, guardate, però tipo ci fanno pagare tutto questo e noi questo non l'abbiamo, però va bene. Ente super buone e devo dire che ci piacciono tantissimo perché il sapore io le amo. È molto intenso, vero? È molto marcato il sapore. Io le amo. Ok, anch'io. Ovviamente. Super, mi piace molto 100%. Buonissimo. Policino. Sì, assolutamente. E per questo video... Con questi snack abbiamo finito. Ci vediamo quindi al prossimo. Seguiteci. Video. Bye. Bye.